Cooperazione internazionale e misure forti a livello nazionale contro la grave minaccia del terrorismo nucleare. Questa è la ricetta del summit che si è chiuso a Seul e su cui ha pesato il controverso programma nucleare della Corea del Nord. I 53 paesi partecipanti hanno messo l'accento in particolare sul traffico di uranio arricchito e plutonio. Ci sono ancora troppi personaggi negativi a caccia di questi materiali pericolosi che in diversi luoghi non sono ancora abbastanza protetti. Non ci sarebbe voluto molto, solo una manciata in più di questi materiali per uccidere centinaia di migliaia di persone innocenti. E non è un'esagerazione, questa è la realtà che abbiamo di fronte. In attesa del prossimo vertice olandese del 2014, sul tappeto restano questioni aperte come l'armonizzazione del sistema di sicurezza, il disarmo e la non proliferazione delle armi nucleari.